La stampa, prego. Grazie. Si tratta della cosiddetta direttiva transfrontaliera che oggi vede il compimento del suo iter finale. È una direttiva estremamente importante perché in un certo senso rivoluziona il sistema di welfare non solo italiano ma europeo. Noi siamo abituati a pensare all'Europa attraverso una circolazione delle merci oppure a politiche in tema monetario. Questa è la prima direttiva che si occupa strettamente delle persone e quindi del cittadino europeo come soggetto di diritti, non solo dal punto di vista economico-commerciale, ma anche dal punto di vista forse più delicato che è quello sanitario. Quindi è la prima direttiva che si occupa in modo completo del welfare ed è per questo una direttiva strategica all'interno della costruzione europea. Che cosa prevede? Prevede una vera e propria sfida che è quella della mobilità dei pazienti. Già oggi i cittadini possono muoversi all'interno dei confini europei ma con delle limitazioni molto forti. Oggi invece il sistema sanitario non è soltanto più un sistema sanitario nazionale ma diventa un sistema sanitario europeo in cui c'è una mobilità molto più agevolata delle persone, quindi dei pazienti e anche delle informazioni in campo sanitario, così come sulla materia che noi affronteremo durante il semestre la regolazione, cioè tutta la parte regolatoria che riguarda farmaci e device, quindi una vera e propria nuova impostazione di tutto questo settore. Si parte dai pazienti perché è giusto partire dalle persone e quindi si aprono delle nuove prospettive. Ci sono delle limitazioni ovviamente, le limitazioni sono dovute a regolazioni tra i paesi sui budget, quindi ci sono dei limiti sia per quanto riguarda l'entrata che l'uscita che riguarda piuttosto il mantenimento di costi che non creano nuovi oneri agli stati, in modo tale che ci sia la possibilità che, faccio un esempio molto pratico, se la realizzazione di un intervento in Italia costa X, non si può pagare più di X in Francia e viceversa. Inoltre, così come è accaduto anche per la mobilità tra regioni, noi su questo abbiamo una certa esperienza come Stato, ci sono anche ovviamente delle limitazioni non dovute dal diritto del sindaco, singolo piuttosto che alla specialità legata alla specialità della patologia da trattare. Un aspetto estremamente importante di questa direttiva, e lo cito proprio oggi perché oggi, ricordiamolo, è la giornata delle malattie rare, è il contact point, cioè attraverso la realizzazione di un punto di contatto nazionale che l'Italia è già pronta e che ha già realizzato, noi avremo non soltanto informazioni, un flusso di informazioni che riguardano i pazienti e le prestazioni, così come la comparazione del costo delle prestazioni tra stati, ma avremo anche l'accesso a informazioni che riguardano le nuove strategie, per esempio in caso di malattia rare, e la possibilità quindi di un'informazione sempre più completa per gli operatori sanitari e per le singole strutture e quindi per i pazienti. Tutto informatizzato e tutto reso trasparente attraverso appunto il sito del Ministero, e questo possiamo dire che noi come Paese siamo tra i primi in Europa e siamo già pronti per questa sfida. Ovviamente immaginate che questo cambia anche un pochino il modo di concepire il sistema sanitario che noi abbiamo avuto negli ultimi decenni. Noi dovremmo proporre a livello internazionale le nostre eccellenze sanitarie, questo riguarda tutta la penisola ma in particolare le regioni che sono le regioni di confine, quindi il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, dove noi abbiamo oggi delle strutture assolutamente competitive a livello europeo ma in alcuni casi possiamo dire a livello mondiale, e quindi attraverso il semestre noi cominceremo anche una nuova fase, cioè quella di illustrare oltre che nel mondo scientifico anche ai cittadini europei quali sono le grandi potenzialità del sistema sanitario nazionale.